Nella scena iniziale, due amici arrivano su un'isola dall'aspetto misterioso sperando di trovare un tesoro perduto. Non c'è nient'altro che acqua su tutti i lati, e nemmeno un singolo organismo vive lì. Gli amici si dirigono lentamente verso l'isola, quando all'improvviso inizia a muoversi. Con loro orrore, l'isola risulta essere una grande balenottera azzurra, che è stata incatenata da qualcuno o qualcosa. Successivamente, il film passa ad alcune settimane nel passato. A mezzanotte, una maestosa cavalla bianca sfreccia attraverso un vasto campo di grano, creando dietro di sé una scia di luce luminosa. La mattina seguente, un vecchio contadino convoca i suoi tre figli per mostrare loro la triste vista dei loro campi di grano devastati. Poiché la loro unica fonte di reddito sta venendo distrutta, l'uomo ordina ai suoi figli di fare la guardia di notte, sperando di catturare il colpevole dietro ciò. I fratelli poi delegano questa responsabilità al più giovane di nome John. John ha paura del buio e sa che il compito che gli è stato assegnato è immenso, ma per guadagnare la fiducia di suo padre accetta di fare la guardia. La sera, John avvia una conversazione amichevole con un riccio che aveva salvato prima. Mentre chiacchiera, nota la sagoma della cavalla e le lancia rapidamente una corda nella sua direzione. All'improvviso, la corda si tende e la giumenta inizia a trascinare John attraverso i campi e i prati. A un certo punto viene persino trascinato nei cieli, da dove può vedere il bellissimo villaggio. John è ipnotizzato dalla vista e inizia a gridare di gioia, ma il suo periodo felice finisce presto quando la cavalla si schianta ed entrambi finiscono in una palude. John riesce a tirarsi fuori, ma la cavalla rimane bloccata. Vedendo il povero animale annegare, John dimentica la sua missione e cerca invece di aiutarla. Cerca di tirar fuori da solo la giumenta gigante, ma la bestia non si muove nemmeno. Aziona quindi un mulino per il grano vicino, e alla fine la salva. La cavalla, sopraffatta dalla gratitudine, versa una lacrima che tocca profondamente John. Lui libera poi la giumenta dalla corda, facendole promettere che non calpesterà più i loro campi. Dopo che la giumenta se ne è andata, John guarda il campo di grano desolato e si rende conto che dovrà sopportare le conseguenze della distruzione il giorno successivo. La mattina dopo l'incidente John si sveglia nella stalla, dove rimane stupito nel trovare due magnifici cavalli reali neri. Mentre osserva queste creature, improvvisamente sente una voce in sottofondo che lo spaventa. Reagendo rapidamente, afferra un forcone e si prepara a difendersi, ma quando si avvicina alla fonte del rumore John è sorpreso di trovare un piccolo puledro magico gobbo. Può miracolosamente parlare, proprio come un essere umano. Fall informa John che la giumenta che ha incontrato prima è sua madre, e lei gli ha regalato questi due cavalli e lo ha mandato ad aiutarlo. Non molto tempo dopo, il vecchio contadino urla disperato vedendo lo stato distrutto del campo di grano, facendo andare nel panico John. Percependo la situazione problematica, Fall agisce rapidamente prendendo John sulla schiena, per poi correre via dal campo a grande velocità. Lungo la strada, John esprime il suo desiderio di vendere i cavalli per ottenere dei soldi tanto necessari. Il puledro ancora una volta accetta di aiutare ed emette un fischio penetrante, chiamando i cavalli alla loro posizione prima che la famiglia di John possa catturarli. Ora, con i maestosi cavalli al seguito, il gruppo parte per un viaggio nel mercato vivace della città, sperando di trovare un acquirente adatto. Al suo arrivo, John è bombardato da offerte di acquirenti impazienti in lizza per l'occasione di possedere dei cavalli regali. Tuttavia, a causa dell'avidità, sceglie di trattenere gli animali e venderli solo alla persona più ricca della zona. Quella persona si rivela essere nessun altro che il re. Mentre John cammina vicino al grande palazzo, il re vede i cavalli e diventa ipnotizzato. Purtroppo, invece di comprarli come un gentiluomo, ordina ai suoi uomini di catturarli, dicendo che un povero contadino come John non potrebbe mai comprare dei cavalli da solo. Sentendosi abbattuto e senza soldi, John chiede aiuto a Fall. Quest'ultimo ancora una volta emette un fischio, richiamando i cavalli al fianco di John, ma nel processo gli animali fanno cadere il re in un vicino sacco di farina. Nonostante l'ira del re, lui mantiene la calma davanti al pubblico riunito. John propone quindi uno scambio, chiedendo due cappelli d'argento in cambio dei cavalli. Uno dei cortigiani del re gli ricorda però che i cavalli sono obbligati a tornare da John a ogni suo richiamo. Tenendo conto di ciò, il re gli offre il prestigioso ruolo dello stalliere più importante del palazzo. John è al settimo cielo per aver ricevuto una tale opportunità, quindi accetta senza pensarci due volte. A causa dell'annuncio anche l'intera folla inizia a tifare per lui, credendo che sia il sussurratore degli animali. Man mano che John guadagna sempre più popolarità tra la gente, il re diventa sempre più geloso di lui e cerca di trovare un modo per giustiziarlo. Non riesce però a trovare una ragione valida per farlo, ma un giorno il suo cortigiano gli dà un'idea. Secondo il suo piano, dovrà inviare John in missione per catturare il leggendario uccello di fuoco. Dal momento che è un compito impossibile, John fallirà sicuramente e questo potrà essere usato come motivo per giustiziarlo.
Sentendo questo, il re inizia a ridere in modo maniacale e invia l'ordine. Altrove, quando John viene a sapere della missione, diventa determinato a completarla. Follo avverte che l'uccello di fuoco non è mai stato addomesticato da nessuno, e questo potrebbe rivelarsi un compito difficile, ma John è determinato a impressionare gli abitanti del villaggio. Così, i due alla fine si mettono in viaggio. Lungo la strada, si avventurano nella foresta per raccogliere alcune noci dei sogni per attirare l'uccello di fuoco. John è curioso e vuole provare le noci, ma Follo gli proibisce di mangiarle, avvertendolo che agiscono come un sedativo. In seguito, camminano tutto il giorno e finalmente raggiungono un'oasi nel deserto, che è la dimora dell'uccello di fuoco. Lì vedono un avvertimento sulla presenza di sabbia liquida. Indipendentemente da ciò, John lancia la noce dei sogni e si nasconde nelle vicinanze. Dopo un po', il maestoso uccello emerge da terra e inizia a sgranocchiare lo spuntino. Secondo il piano, le noci iniziano a inebriare l'uccello, ma prima di addormentarsi si accorge dei due e comincia ad attaccare. John e Fall vengono quasi uccisi in molte occasioni, ma aiutandosi a vicenda riescono a sopravvivere. Anche l'intero paesaggio viene demolito a causa dell'inseguimento che ne segue, ma alla fine le noci finalmente mettono fuori combattimento l'uccello di fuoco, permettendo a John di catturarlo con le catene. Il giorno successivo, John e Fall scoprono che l'uccello di fuoco è debole e lo vedono versare una lacrima di fuoco. Fall spiega che l'uccello può essere caldo solo quando è libero. Se rimane a terra a lungo, perde tutta la sua energia. Sentendo questo, John prova pietà per l'uccello, così decide di liberarlo. Non appena gli toglie le catene, la bestia riacquista il suo fuoco e vola via nei cieli, ma non prima di aver lasciato una piuma di fuoco a John. Ora che la missione è fallita, Fall suggerisce di non tornare nel regno, poiché ciò potrebbe comportare l'esecuzione di John. Tuttavia, il nostro coraggioso ma testardo protagonista è sicuro che la piuma di fuoco dimostrerà di aver catturato l'uccello. Al loro ritorno, il re ordina la loro esecuzione come predetto. John cerca di giustificarsi, spiegando che ha catturato l'uccello ma poi lo ha liberato per compassione. Il re si rifiuta però di credere alla sua storia e un carnefice solleva un'ascia per sferrare il colpo finale. Fortunatamente, proprio in quel momento, appare il maestoso uccello di fuoco che getta una luce brillante sul regno. Ha ascoltato le suppliche d'aiuto di John ed è ora arrivato per ricambiare il favore. Le persone sono sconcertate quando si accorgono che l'uccello di fuoco segue gli ordini di John, così il re con riluttanza permette a John di vivere e organizza anche una festa in suo onore. Quella notte, John viene celebrato come un eroe nel regno. Man mano che la frustrazione del re cresce, viene istigato dal suo cortigiano a mandare John a fare un'altra impresa impossibile, recuperare la fanciulla reale che risiede in un regno di ghiaccio in cima a un'alta montagna. Il re è convinto che John fallirà e quindi avrà un motivo per giustiziarlo. Così, il giorno successivo, un messaggero annuncia il nuovo incarico del re a John, che accetta la sfida senza alcuna esitazione. Dopo aver scalato le insidiose alte montagne rocciose, John e Fall finalmente arrivano all'ingresso del palazzo dove risiede la fanciulla del re. Tuttavia, scoprono che il palazzo è bloccato da un enorme muro di ghiaccio, rendendo impossibile l'ingresso. Per fortuna, grazie alla piuma donata dall'uccello di fuoco, John riesce a sciogliere la barriera di ghiaccio facendo sgorgare una tonnellata d'acqua. Sfortunatamente, questo congela Fall in una palla di ghiaccio, facendolo precipitare giù dal dirupo. L'atterraggio è brutto, ma riesce per fortuna a sopravvivere senza ferite. Nel frattempo, John entra nel palazzo dove incontra l'imperatrice. Si presenta come un sensale inviato dal re, ma l'imperatrice gli dice che non ha alcun interesse a sposarsi perché non esistono più eroi. Per mettere alla prova il suo coraggio, salta da un dirupo e John segue immediatamente l'esempio per salvarla. Impressionata dal suo coraggio, l'imperatrice dispiega la sua veste come un paracadute e inizia a scendere lentamente. Proprio in quel momento però, John fora accidentalmente l'abito, facendo cadere entrambi a grande velocità. Sembra che stiano per morire di una morte dolorosa, ma Fall si presenta con un paio di nuove ali e li salva entrambi. Più tardi quella notte, i tre si accampano in mezzo alla foresta prima di continuare il loro viaggio di ritorno al regno. Durante questo periodo, Fall consiglia a John di abbandonare l'imperatrice e di fuggire per salvarsi, ma lui rifiuta. L'imperatrice, che sta ascoltando la loro conversazione, rimane colpita dalla lealtà di John. La mattina dopo il trio arriva al regno, dove John viene accolto calorosamente come un eroe. Tutti sono sorpresi di vedere che il ragazzo è tornato vivo dalla sua missione, il che alimenta solo il crescente risentimento del re nei suoi confronti. Nonostante questo, il re è costretto a premiarlo ancora una volta. Più tardi quella notte, John si confida con Fall riguardo ai suoi sentimenti per l'imperatrice e decide di farle visita. Prende quindi dei fiori e si arrampica fino alla sua finestra, ma la loro riunione viene interrotta quando alcuni cortigiani entrano con abiti da farle indossare. Dopo un po',
L'imperatrice incontra finalmente il re e viene sconvolta nell'apprendere che ha l'età di suo padre. Fuori, John diventa geloso vedendo i due insieme. Il re vuole sposare l'imperatrice il giorno successivo, ma lei è riluttante. Per ritardare la cosa, afferma che è una tradizione della sua famiglia sposarsi con un anello speciale, che però è andato perso nell'oceano. Sentendo questo, il re si arrabbia e così manda John a compiere un altro compito impossibile. La stessa notte, mentre Fall riflette sul comportamento strano di John, vede lo spirito di una balena che vola nel cielo. Fall parla con il sole, la luna e il vento e scopre che l'anello è all'interno del ventre di una balena gigante che ora si è trasformata in un'isola. Nelle prime ore del giorno, John e Fall partono per un viaggio verso la balena, solo per trovarla legata da catene. Fall riesce a comunicare con l'animale e scopre che è stata messa in quello stato da alcuni marinai come punizione. Il suo crimine è quello di aver divorato diverse navi per divertimento. A quel tempo era giovane e ingenua, ma ora si rammarica delle sue azioni. Subito dopo la balena versa una lacrima, il che dà a John l'idea di farla starnutire per farla liberare dalle catene. Così, cavalcano nelle narici della balena e solleticano il suo interno con la punta delle piume di Fall. Il piano funziona e il grande mammifero inizia a voler starnutire. Nel processo, si libera da tutte le sue catene e libera anche le navi intrappolate dopo decenni. La balena premia quindi John e Fall con il prezioso anello come gesto di ringraziamento. Nella scena successiva, i due si dirigono verso la finestra dell'imperatrice per consegnare l'anello. Tuttavia, la loro presenza non passa inosservata, poiché le guardie e un cortigiano li individuano attraverso un cannocchiale e corrono a catturare John. Il trambusto sveglia il re, che afferra la sua pistola e si precipita verso la sua finestra. Vedendo Fall, il re gli spara senza esitazione. Dall'altra parte, le guardie irrompono nella camera da letto e arrestano John, accusandolo falsamente di aver rapito la fanciulla reale. Dopo questo, il re si prepara a sposare l'imperatrice, ma per guadagnare più tempo lei gli chiede di ritornare giovane attraverso una ricetta tramandata da sua nonna. Gli chiede di fare il bagno in 3 calderoni, uno pieno di acqua bollente, il secondo pieno di acqua ghiacciata e il terzo con latte bollente. Il piano è intelligente, ma si traduce in ancora più problemi per John. Sentendo che potrebbe essere una trappola, un consigliere consiglia al re di testare i calderoni su John prima di sottoporsi al processo. Di notte, l'imperatrice confida segretamente a Fall che sa come annullare l'effetto dei vari liquidi. Rivela che gettando l'anello di sua nonna nel primo calderone, una piuma dell'uccello di fuoco nel secondo e il fiore della vita e della morte che cresce alla fine del mondo nel terzo, annullerà gli effetti mortali. Lei sostiene che la sopravvivenza di John dipende dal loro successo nell'esecuzione di questo piano. Fall, che è stato ferito dallo sparo in precedenza, sa che si tratta di una missione infida che potrebbe portare alla sua morte, ma per il bene del suo migliore amico si mette alla ricerca del fiore. Dal momento che non può più volare, usa la sua velocità fulminea per viaggiare fino alla fine del mondo. Il puledro alla fine trova il fiore, ma lui lo avverte che chiunque lo coglierà troverà la morte. Nonostante il minaccioso avvertimento, Fall coglie il fiore per salvare John. Al mattino, il re dichiara ipocritamente che sta dando a John una possibilità di redenzione e gli ordina di saltare nei calderoni. Quest'ultimo crede che stia per morire, quindi coraggiosamente professa il suo amore per l'imperatrice. Salta quindi nell'acqua bollente e allo stesso tempo l'imperatrice lancia con successo l'anello nel primo calderone, aiutando John a uscirne illeso. Nel secondo calderone, l'uccello di fuoco lascia cadere una piuma, tenendo John al sicuro ancora una volta. Nel frattempo, Fall riesce a consegnare il fiore giusto in tempo perché John venga salvato nel terzo e ultimo calderone. Dopo aver completato con successo il suo ringiovanimento, John appare davanti all'imperatrice, che è stupita dalla sua trasformazione. Anche il re è scioccato, e credendo che la ricetta renda effettivamente le persone più giovani salta nel primo calderone. Tuttavia, non appena lo fa, emerge un'enorme bolla che lo porta via dentro di essa. La gente del regno si limita a ridere della sua sfortuna e iniziano poi a cantare il nome di John. Nel frattempo, l'imperatrice e John notano che Fall è scomparso, quindi iniziano a cercarlo. Lo ritrovano presto seduto pazientemente in attesa della sua morte, siccome ha colto il fiore. Fortunatamente, l'imperatrice rivela che l'avvertimento del fiore era semplicemente un test per valutare il coraggio della persona che l'ha preso. Chiarisce anche che se Fall non l'avesse strappato sarebbe morto per davvero, ma ora non lo farà. Sentendo questo, Fall si alza felicemente e abbraccia il suo migliore amico. Nella scena finale, la folla applaude John, chiedendogli di diventare il nuovo re. Lui felicemente accetta e giura di proteggere il regno con tutte le sue forze. Il film finisce con John e l'imperatrice che finalmente si sposano e prendono il controllo del regno come re e regina appena incoronati.
Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!